È arrivata la Troia! Puoi rimanere lì dentro tutto il tempo che vuoi! Questo è solo un grande armadio a muro! Ah! Ah! Felice, cosa ti fai in camera nostra? Esca subito! Subito! Scusate! Alice! Firma. Cos'è? Un testamento? Ma che testamento? Se era un testamento chiamavo il mio avvocato, facevo le cose a dovere. E perché non puoi fare a dovere anche questo? Perché? Tanto me ne frega! Allora lo firmo, no? Cos'è? Una confessione. Una confessione che tuo marito ha fatto prima di morire tra 40 anni, che ha affidato ad una prostituta di nome Era nel 2033. E lei è riuscita a farla avere a me, Wella Wells, sua seconda moglie, nel 2013. E io ora lo sto dando a te, Jessica Wells, sua prima moglie, nel 1993. È tutto chiaro? Io l'avevo detto di lasciar perdere. Tuo marito si è incasinato, ha detto che ha ammazzato Jessica e che poi ha ammazzato anche te. Rhys ha detto questo? Sì, sì, ma si è incasinato. Vuole ammazzarti, ma non ti ha ancora ammazzato. Vigilanza, Harold Palmer! Non c'è una macchina, tu ci vedi una macchina? Io no, non ci vedi una macchina perché non c'è una macchina. Tu avevi detto che c'era una macchina. Non l'ho detto, lei ha detto che c'era una macchina, io non ho mai fatto cenno ad una macchina. Tu devi avere una macchina, non puoi viaggiare senza una macchina. Ma non puoi viaggiare neanche con una macchina, ma di che cosa state parlando voi due? Shh. Tu cosa sei, dimmi, cosa sei? Una dominatrice! Oh, una puttana dominatrice! Oh, che paura! Una fifa del diavolo, puttana! Apri la porta e c'è questa stessa stanza in un'epoca diversa. Beh, non sono un dottore, ma devo dire che ha proprio l'aria del morto. Sei ancora sveglia? Giulia! Dobbiamo fare quattro chiacchiere. Sono le 2 di notte. Che cosa vuoi? È l'ora del bagnetto.